TAO2 storicamente nasce come una casa di produzione fondata da Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt, che ha proprio puntato sul racconto della realtà. Quindi dentro la realtà ci sta naturalmente anche la storia, la cronaca. Diciamo nel DNA proprio della TAO2 c'è partire dalla realtà e trasformarla in un racconto molto popolare, molto emozionante. In questo naturalmente andare a ripercorrere momenti molto forti, molto, come dire, o diciamo da riproporre perché magari non troppo conosciuti, oppure momenti diciamo di grande significatività della storia della cronaca recente, fa parte proprio del DNA della TAO2. Poi si è anche cimentata la TAO2 in veri e propri periodrama, potremmo dire, magari non nella serialità lunga, non tanto nella serialità lunga, quanto nelle miniserie, con le biografie di San Francesco, di Papa Wojtyła, di Maria Montessori. E quindi continuiamo un po' in questo racconto che cerca di mettere insieme le esigenze della realtà storica con un grande racconto popolare ed emozionante, come nel DNA appunto di una rete, cioè di una casa di produzione che ha sempre lavorato in esclusiva per Canale 5, quindi per una rete molto popolare, con un target molto, molto ampio. Una serie period recente che ha avuto un grande successo, quindi non si scopre nulla, credo che sia The Crown, che è la serie di Netflix, adesso uscirà fra poco la terza stagione, perché credo che sia oltre alla grande capacità di ricostruzione storica, filologica, un budget veramente stratosferici, per cui è quasi un film, diciamo, a puntate dal punto di vista realizzativo. E anche diciamo, la capacità di raccontare bene, di mostrare bene come si può fare un racconto storicamente fondato, perché comunque non si inventa quasi niente dentro la storia, però mantenendo poi una modalità di racconto molto popolare, con anche quelle che potremmo definire in modo non dispregiativo, delle tendenze quasi soap, diciamo, quasi soap opera, però mantenendo sempre una dignità e una qualità di racconto, di messa in scena molto elevata. Quindi è un bel esempio di prodotto di alta qualità, non particolarmente innovativo, perché non fa nulla non c'è nulla di stravolgente, non ci sono meccanismi narrativi complessi, però è come dire un modo molto classico. Di raccontare, ma molto, molto ben riuscito, credo.